come avevamo iniziato a dire in precedenza, per l'appunto, riprendiamo il secondo intervento della giornata. Nello specifico questo pomeriggio andremo a parlare di swing trading e dei titoli azionari prevalentemente italiani. Ovviamente se avete dei titoli che volete analizzare, principalmente fra quelli del FTSE MIB, basta che mi chiediate, andremo a vedere una visuale appunto dello scenario tecnico dei diversi titoli. Nello specifico quest'oggi, oltre a vedere il quadro grafico, vedremo anche alcune opportunità che ci sono con i certificati. In particolar modo andando a vedere dove è posizionata la barriera, certificati nella fattispecie in riferimento ai bonus cap, dove è posizionata la barriera e dove si trova questo valore rispetto al quadro grafico dei titoli in esame. Nello specifico quest'oggi inizierei comunque da Telecom Italia, l'intervento del pomeriggio, che è un titolo molto interessante nelle ultime settimane in un'ottica di trading. Infatti sappiamo che sono grandi manovre che sono sottostanti a Telecom Italia per quanto concerne per l'appunto gli azionisti di riferimento, passaggio sia dal patto di telco all'ingresso ufficiale del controllo di Telefonica. Dunque, per quanto riguarda il quadro grafico di Telecom Italia, vediamo come portiamo la visione a un anno. Come solamente nel mese di settembre il titolo abbia sostanzialmente toccato i minimi storici, vediamo qui minimi di riferimento, appunto in questa fase tuttavia la violazione di questo minimo avrebbe avuto un impatto negativo sul quadro tecnico di Telecom Italia, di questo minimo qui, avrebbe avuto un impatto negativo sul quadro tecnico di Telecom Italia. Tuttavia, appunto, le vicende societarie di cui stavamo parlando ha favorito una sostanziale lateralità in questa fase, con il titolo che in più occasioni, ossia 1, 2 e 3, ha testato quello che si è dimostrata una valida area di supporto. In questa fase, diciamo, il risparmiatore o comunque il trader privato, comunque non professionale, avrebbe dovuto lasciare stare il titolo. Tuttavia, dove si sarebbe venuto a creare una condizione di ingresso in acquisto? Condizione di ingresso in acquisto si sarebbe venuta a creare con questa candela. Perché? Perché sostanzialmente il titolo con questa candela di questa giornata, adesso magari proviamo a vedere se riusciamo a ingrandire, no, scusate, niente, vabbè. Allora, con l'accelerazione di questa candela, oltre alle resistenze psicologiche e statiche di area 0,55, sostanzialmente si è venuta a creare una figura di inversione. Infatti vediamo proprio un minimo, secondo minimo più profondo, terzo minimo che va a eguagliare il primo minimo, ok? Questo tecnicamente, purché si tratta di una figura sporca, rappresenta una figura di inversione quale il testa e spalle rovesciato, ok? Dunque, la proiezione di questa prima figura è molto semplice da calcolare. Si va a prendere in considerazione il minimo più basso, il punto resistenziale che noi abbiamo individuato in area 0,55 euro, e si proietta a rialzo l'intera figura. Se voi proiettate a rialzo l'intera figura, andate a vedere dove si è fermato il primo movimento del titolo a rialzo. Da lì è successivamente iniziata una fase di ritracciamento che ha portato sostanzialmente alla chiusura di questo piccolo gap rialzista che era stato lasciato aperto e al pullback di quelle che in precedenza erano state resistenze statiche e che ora sono diventate dei supporti. Questa è stata la prima interessante configurazione di inversione di tendenza e comunque il primo segnale d'acquisto che Telecom Italia ha sviluppato. Il secondo segnale che ha sviluppato il titolo si è verificato con la successiva violazione delle resistenze statiche di area 0,65. Ecco, parlando di swing trading, l'intera area resistenziale che noi adesso abbiamo per comodità individuato in area 0,65 nella realtà fa riferimento a tutto questo range qui, compreso fra questi minimi
e questi massimi. Ecco, come sfruttare queste indicazioni? Al di là del fatto che qui siamo all'interno di un trend che appunto abbiamo visto ha avuto un'inversione di tendenza interessante appunto con l'accelerazione che vi è stata a inizio settembre oltre la soglia di 0,55 euro, in genere in queste fattispecie quando si è in presenza di un trend ancora non chiaramente rialzista come in questo caso a Telecom Italia, swing trading prevede l'ingresso short o sulla parte bassa del trading range o sulla parte alta. Perché dico o sulla parte alta o sulla parte bassa? Perché nella fattispecie vi sono delle alcune differenze che potrete notare anche osservando i books sul comportamento degli investitori europei rispetto a quelli americani. In questo caso, trattandosi comunque di un titolo italiano, è evidente che è primariamente seguito da investitori di matrice europea, vediamo proprio come una volta che il titolo giunge in quest'area qui, nella parte inferiore dello swing trading che abbiamo individuato qui, tra parte appunto di resistenza statica compresa fra questi minimi e questi massimi, il titolo inizia proprio da lì la correzione utile completamente al pullback. Dunque abbiamo avuto più indicazioni che quell'area poteva essere interessante in un'ottica di vendita di breve termine, ossia l'estensione al rialzo della figura che abbiamo menzionato prima che ci portava in quest'area e la presenza proprio del livello resistenziale. Come sfruttare in questo caso in un'ottica di trading queste indicazioni? Certo, a seconda della propensione al rischio del risparmiatore posso decidere per l'appunto se posizionarmi in vendita esattamente a questo valore che rappresenta la parte bassa del trading range che abbiamo individuato qui o all'interno di esso. In questo caso quello che premiava maggiormente era appunto l'ingresso nella parte bassa con stop che sarebbe scattato esattamente sopra questo massimo, ossia sopra il massimo maggiore di queste serie di top 1, 2, 3 e 4. Il maggiore è stato questo, dunque il nostro stop l'avremo posizionato esattamente sopra a questo valore qui. Questa è una prima indicazione. Andando in un'ottica appunto di medio e lungo periodo, si diceva che appunto Telecom, partendo da quel testa e spalle rovesciato che avevamo appena analizzato, abbia in questa fase uno scenario tecnico molto interessante appunto in un'ottica di medio e lungo periodo. Perché? Perché sostanzialmente il titolo ha violato al rialzo le resistenze dinamiche espresse da questa trend line, ok? Una trend line di lungo periodo perché consideriamo che il riferimento a questi valori siamo all'aprile del 2012, dunque ai top dell'aprile del 2012, i top dell'ottobre del 2012 violati a rialzo proprio nelle scorse settimane. Ora vediamo che il titolo, dopo che si è portato in prossimità delle resistenze statiche di quest'area qui, ok, vediamo per l'appunto che qui vi era una serie di top, il titolo si è avvicinato e è iniziato il ritracciamento. Ecco, questo movimento qui rappresenta esattamente il pullback e guardate finora dove è andato ad attestarsi il valore del ritracciamento. Vi ricordate il trading range che avevamo menzionato che ci tornava utile in un'ottica ribassista quando le quotazioni sono giunte dal basso verso l'alto? Ecco, adesso che è stato generato un ulteriore segnale d'acquisto con l'accelerazione oltre queste resistenze dinamiche, il titolo sostanzialmente sta completando il pullback, ossia il test del cambio di stato di quelle che in precedenza erano resistenze e ora sono dei supporti dinamici, esattamente riportandosi in prossimità di questi top. Dunque questa è un'occasione che per quanto riguarda Telecom Italia può essere sfruttata per sviluppare delle strategie rialziste con un primo target posizionato in prossimità di questi top, ossia consideriamo che vi è sempre questa soglia resistenziale, tuttavia il movimento sembra destinato appunto a proseguire nel medio termine ben oltre la soglia dei 0,76 euro, giusto per interpolare un valore, ma sembra destinato a primo test, ritracciamento, ok, nuova fase di accumulazione e nuova spinta rialzista. In questa fase credo che comunque considerando tutte le vicende che interessano Telecom Italia, il target da qui al prossimo anno, comunque nei prossimi mesi, sia sostanzialmente legato a un ritorno del prezzo del titolo in questa parte qui.
a parte alta, ossia nel 0,85 euro, considerando che quest'oggi per l'appunto sta scambiando a 0,67 e 15 euro, il ritorno percentuale è molto interessante. Risulta anche interessante il rapporto rischio rendimento, infatti se abbiamo detto che un primo target è in area 0,77 e un secondo in 0,85, lo stop scatterebbe al cedimento di questo minimo. Dunque, con un ritorno delle quotazioni sotto i 0,60 euro per azione, noi andremo a chiudere la nostra posizione long, mentre fino a quando le quotazioni permarranno in quest'area qui, dunque faranno pullback e stazioneranno sopra i 0,60 euro per azione, per noi sarà possibile per l'appunto implementare delle strategie di trading volte a riportare il titolo a rialzo, da prima in area 0,76-77 euro e successivamente in area 0,85. Cambiando appunto, parlavo di questo titolo nella fattispecie perché volevo fare un riferimento nello specifico a alcuni bonus cap della famiglia di BNP Paribas. Ossia, se noi andiamo a vedere, vi sono questi bonus cap che in questa fase, ok, danno dei rendimenti, per esempio questo ho preso uno a caso, del 12%, ok? Dista, la barriera dista oltre 33 punti percentuali. Andiamo a vedere in un'ottica proprio di prezzo, dov'è la barriera di questo prodotto? La barriera di questo prodotto è a 0,4473 euro per azione. Ricordiamoci che questi minimi qui sono stati fatti esattamente a quei valori, 0,42, 0,43, il che implica dunque che questo certificato, che alle quotazioni attuali dà il 12% annualizzato il 19,06, sostanzialmente mi andrebbe a toccare la barriera solamente con una flessione delle quotazioni di Telecom Italia sotto questi minimi. Ora, e sono diversi i motivi che abbiamo visto nel corso dell'intervento a favore appunto di una visione rialzista di Telecom Italia, dunque questo mi permette di sfruttare questa indicazione per posizionare una strategia rialzista. Noi abbiamo detto, se noi vogliamo operare con delle azioni normalmente, in caso di flessioni sotto i 0,6 euro per azione io dovrei chiudere. Qui, avendo comunque un valore che sta esattamente in prossimità dei minimi storici, peraltro, del titolo, ecco che io avrò una possibilità di prendere e implementare una strategia rialzista con un rischio comunque minore in quest'ottica. Infatti so che da qui mi potrò garantire una performance che alle quotazioni attuali è del 12,04%, che per l'appunto annualizzato è oltre 19 punti percentuali, potendo contare su uno stop che è sotto, sia sotto i 0,6 euro che avevamo indicato, sia sotto questi minimi, sia addirittura questi minimi. Ecco, questo è uno strumento che in un'ottica di trading, considerando comunque che questo qui scadrà il 20 di giugno del 2014, mi potrebbe permettere di incamerare con un rischio ridotto delle interessanti performance percentuali. Comunque un 12% da portare a casa in pochi mesi non è male, soprattutto se lo si va a vedere in un'ottica annualizzata. Sempre da un punto di vista tecnico, situazione interessante vi è anche su Finmeccanica. Finmeccanica ha generato un interessantissimo segnale d'acquisto oltrepassando questo valore. Infatti abbiamo visto come sostanzialmente, una volta superate le resistenze statiche che erano in quest'area, il titolo ha accelerato. Attualmente sembra un titolo destinato comunque a intraprendere una strada correttiva Nel breve termine, anche perché non va dimenticato che nelle ultime settimane sono state, anche in questo caso, perché non mi prende, sono stati diversi i segnali d'acquisto che sono stati generati. Il riferimento in questo caso è per l'appunto la presenza di un interessantissimo doppio minimo. Doppio minimo è una figura di stampo rialzista nell'analisi tecnica, in quanto appunto abbiamo riferimento a questo minimo. Questo lo considero sempre annesso a quest'altro come riferimento, e il secondo minimo, dunque movimento ribassista, primo minimo, stabilizzazione delle quotazioni, anche considerando comunque che questa soglia di supporto è davvero importante per il titolo. Vediamo per l'appunto come questa soglia di supporto venga testata una, due, tre, quattro volte in maniera costante. Dunque sappiamo per certo che in area in prossimità dei 3,62 euro per azione abbiamo un livello strategico che nel corso degli ultimi mesi
qui è un anno sostanzialmente, perché qui stiamo parlando di valori del settembre del 2012, siamo a fine ottobre, è oltre l'anno. Questa base qui dunque, collocata in area 3,60-3,62, rappresenta un punto di supporto molto potente per quanto riguarda Finmeccanica. Finmeccanica che si diceva negli ultimi mesi ha generato dei segnali di ingresso in ottica rialzista interessanti. Dunque abbiamo da qui, da prima, la violazione di queste resistenze dinamiche, primo segnale di forza, e infatti il titolo va subito ad accelerare. Secondo segnale di forza, con l'accelerazione oltre queste resistenze statiche che portano per l'appunto a completare il doppio minimo che abbiamo menzionato. Questo è il campanello d'allarme che ci dice: attenzione, il mercato ha volontà di continuare a salire, ok? Veloce correzione e subito ripartenza con un'esplosione. Andiamo a vedere anche in questo caso un prodotto, un certificato della famiglia BNP Paribas, che ha degli interessanti spunti, ossia vediamo un attimo dove è la barriera. La barriera è posizionata a 3,03 e 24 euro per azione, ossia indicativamente qui. Bene, andando a vedere il prezzo dove è la barriera, è evidente notare, è immediato notare come questo implicherebbe un ritorno dopo oltre un anno delle quotazioni sotto questo livello che è fondamentale, si è dimostrato fondamentale in più occasioni, appunto abbiamo contate 1, 2, 3, 4, 5, cioè è una base davvero solida. Ipotizzare che per l'appunto Finmeccanica possa ritornare sotto questi valori nell'immediato, ricordiamo questo è un grafico a 2 anni, volendo estendere anche a 3 anni, andiamo a vedere cosa implica la flessione sotto quel livello di supporto dei 3,60, sostanzialmente vorrebbe dire che il titolo non torna a 3 euro, torna sui minimi fatti registrare nel 2011 e nel 2012. Dunque, in questa fase è interessante continuare a monitorare Finmeccanica in un'ottica proprio di investimento su un certificato quale bonus cap su Finmeccanica, perché in questa fase vediamo per l'appunto segnale di forza con l'accelerazione, tuttavia una volta giunto in prossimità della soglia psicologica dei 6 euro, andiamo a vedere anche negli anni passati che in quest'area qui aveva comunque mostrato delle difficoltà, la forza che è in atto ha permesso di riportarsi in prossimità della soglia psicologica dei 6 euro, tuttavia sembra iniziata attualmente una fase di distribuzione, qui abbiamo un double top in costruzione, double top che si verrebbe a completare con una chiusura di giornata che non si è verificata né ieri e non si sta verificando nemmeno oggi, nonostante appunto le quotazioni del titolo siano momentaneamente cadute sotto, alla violazione di questi supporti, dunque alla prima candela che mi chiuderà sotto questo valore, il titolo avrà completato questa figura di stampo ribassista quale double top che dovrebbe di fatto favorire un veloce ritracciamento del titolo con le quotazioni che si potrebbero andare a collocare sostanzialmente in quest'area qui, ok? Se il trend dovesse mostrarsi molto forte, invece già a 6,18 euro per azione dovrebbe terminare. In questo caso vado a utilizzare Fibonacci per farmi delle proiezioni su quali potrebbero essere i possibili target di questa figura, in particolar modo per l'appunto vediamo che qui la figura proietterebbe il titolo intorno alla soglia psicologica dei 5 euro. A mio avviso credo che in quella fase i ribassi dovrebbero proseguire, vista anche comunque la vicinanza con l'ulteriore livello di supporto statico in prossimità dei 6,68-6,70 euro. Ecco, in quel momento io potrò decidere se prendere posizione sul titolo, ok? È un'alternativa da considerare, tutto considerando per l'appunto che qui vediamo un lungo periodo che dura dall'agosto sostanzialmente del 2011 agli ultime settimane di sostanziale lateralità, vediamo minimo che tiene per l'appunto quello che abbiamo detto, però in alternativa potrò pensare di valutare di prendere posizione su questo strumento. Adesso questo bonus cap su Finmeccanica dà un rendimento
del 3,66%, considerando che anch'esso scade il 20 di giugno del 2014, il rendimento annualizzato è del 5,68%. Inevitabilmente tuttavia la presenza di quella figura di distribuzione, qua vediamo per l'appunto come il titolo sembra stia in questa fase distribuendo, dovrebbe consentire alle quotazioni del certificato di scendere. La discesa delle quotazioni del certificato non porta null'altro che l'aumento del rendimento, sia del bonus in termini assoluti, sia appunto del rendimento annualizzato. In quest'ottica dunque è interessante valutare, con un ritorno delle quotazioni nel range compreso fra i 4,70 e i 5 euro, indichiamo i 5 euro proprio perché abbiamo esteso al ribasso questa figura di distribuzione, in quel momento sarà interessante sviluppare una strategia rialzista su Finmeccanica utilizzando per l'appunto il bonus cap su Finmeccanica. Perché? Il perché l'abbiamo visto, ossia che la barriera è un valore che è molto e significativamente inferiore rispetto a questa base fondamentale di supporto. Ok, abbiamo detto che appunto la barriera è circa qui. Dunque questo già mi rende una certa sicurezza, perché abbiamo visto 5 volte il livello è stato testato nell'ultimo anno e 5 volte ha sempre dimostrato la propria strategicità. Questo mi dovrebbe consentire per l'appunto di riuscire a trarre giovamento dai movimenti di Finmeccanica, portandomi a casa degli interessanti rendimenti con un rischio minore in termini di stress psicologico e di gestione della posizione che invece un ingresso direttamente sul sottostante potrebbe avere. Volendo continuare appunto a vedere i titoli, i principali titoli che... Sì. Se dovesse poi sfondare il 6 è tutto libero. Sopra adesso... Lo rivediamo subito. Sopra Finmeccanica si ha un interessantissimo quadro tecnico in quest'ottica qui, ossia nuove accelerazioni oltre questi top di fatto proietterebbero prima il titolo alla chiusura di questo gap ribassista, primo, ma è evidente che sostanzialmente il primo vero target presumibile è posto qui. Per intenderci, stiamo parlando di 7,80-7,85 euro. È evidente che è molto interessante. Adesso se io vado anche a proiettare al rialzo proprio la figura in questione, vedete, guardate, io l'ho fatto ad occhio, adesso ho proiettato al rialzo la figura, le proiezioni non si dissociano molto dalle mie. Questo è stato usando Fibonacci, ecco, poi bisogna sempre considerare il discorso che si faceva anche questa mattina, che se Fibonacci mi dice il titolo andrà a 8 euro ipoteticamente, ma il livello resistenziale è a 7,90, a 7,90, a 7,85 io mi porto a casa il tutto. Ok, volendo continuare per l'appunto, se avete domande, quesiti, richieste particolari, non fatevi problemi. È esattamente il titolo che ho appena aperto. Ok, per l'appunto qui abbiamo Unicredit, che con Intesa San Paolo è uno dei titoli maggiormente monitorati a Milano. Vediamo come per tutti, quasi tutti i titoli bancari italiani, sostanzialmente vi sia un'impostazione tecnica interessante, ossia adesso l'ho tracciata male perché avevo usato un grafico che aveva un time frame di 3 anni sull'anno leggermente spostata, comunque non cambia il significato del prima prova di forza che si è venuta a creare durante il mese di agosto con la violazione al rialzo di queste resistenze dinamiche. Vediamo massimi decrescenti, tracciamo la linea di tendenza, rottura, accelerazione accompagnata dalla violazione anche di questo livello di resistenza statica, adesso ve lo individuo così. Ok, vediamo duplice violazione, da prima le resistenze dinamiche, successivamente quelle statiche. Come abbiamo già visto per altri titoli c'è un pattern chiaramente rialzista, qual è questo doppio minimo, primo minimo di riferimento, secondo minimo di riferimento, violazione al rialzo. Come abbiamo visto questa mattina, molti titoli, per non dire tutti i titoli, salvo che non vi siano delle motivazioni fondamentali o annunci particolari, ci fanno prima capire la loro intenzione di movimento, ossia in quest'ottica la violazione di queste resistenze ci dice il titolo ha le basi per andare ad accelerare. A seconda
della propensione al rischio del risparmiatore, si potrà decidere per l'appunto o di entrare immediatamente alla violazione. Dal mio punto di vista questa è la situazione più rischiosa, perché è vero, mi potrà dare una posizione di guadagno nell'immediato, tuttavia in una fase successiva di ritracciamento e di test del cambio di stato delle resistenze ora diventate supporti, questo mi potrebbe creare dei problemi di matrice psicologica, perché io entrando in acquisto qui e vedendomi il titolo che mi torna sostanzialmente di ritorno, vado a perdere le mie sicurezze. Probabilmente in questa fase, su questo nuovo allungo, io vado a chiudere la mia posizione, in quanto nella mia testa dico magari ho sbagliato. Nella realtà, come ci dimostrano l'andamento delle quotazioni di credito nelle settimane successive, il segnale generato e visto era giusto, era semplicemente una questione di timing. Ecco, il mio consiglio è quello di essere sempre un po' più conservatori in questo caso, dunque entrare sul pullback, sul test del cambio di stato della trend line. Vediamo qui un esempio. Nel caso non si riuscisse a prendere esattamente il minimo preciso, potrebbe tranquillamente essere stato che io avevo un ordine un centesimo, due centesimi inferiore al minimo fatto segnare lì, va bene, io lì non entro in acquisto, però ho un'indicazione. L'indicazione ce l'ho soprattutto nelle giornate seguenti, ossia da lì. Questo ha un livello interessante perché vedo una reazione, ok? Dunque, alcune sedute di congestione alla violazione di questo top qui, ok? Ora qui noi non lo vediamo, c'è proprio un piccolissimo doppio minimo qui. Alla violazione di questo top, a quel punto io entro in acquisto. Perché entro in acquisto? Perché ho, ok, violazione, segnale di forza, violazione di resistenze dinamiche, statiche, forza, pullback che vedo che ha tenuto. Ok? E questo mi conferma la forza. A questo punto, oltre questo top qui, io posso sfruttare per cavalcare il movimento da prima come primo target qui, questo però nell'immediato, nel breve, nel giro di poche sedute devo riuscire ad avere questo risultato. E successivamente non dimentichiamoci di questa figura che per l'appunto proiettata verso l'alto ci permetterebbe di avere dei rendimenti davvero interessanti. Adesso andando proprio a vedere l'estensione al rialzo della figura, guardate casualmente dove portava l'estensione della figura. La figura è stata fatta, area 560, il titolo è arrivato un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, adesso è iniziata la correzione. Fibonacci, come abbiamo visto questa mattina, è uno strumento che è molto interessante, soprattutto per, in quest'ottica, per sviluppare e avere delle proiezioni sui target. Dunque, in questo momento direi che un'eventuale correzione di Unicredit, vediamo su un orizzonte temporale dei tre anni, dunque con un 5,31 al momento. Dunque, un ritorno delle... Aspettate che non riesco... Un ritorno delle quotazioni in quest'area qui, adesso andiamo, ritorniamo sull'anno, delle quotazioni in prossimità della soglia psicologica dei 5 euro sostanzialmente, e in tutta questa parte qui compresa fra questi vecchi top, questo livello di congestione che adesso rappresenta un supporto, rappresenta un interessante punto d'acquisto per rientrare e riposizionarsi su Unicredit. Ok, ovviamente in questo caso lo stop andrebbe sotto questi minimi. Andando a vedere anche in questo caso alcuni strumenti che sono interessanti per quanto riguarda il certificate della famiglia BNP Paribas, abbiamo sia degli strumenti più attivi che hanno incorporano delle leve, sia appunto quelli più tranquilli come possono essere i bonus cap. In particolar modo andiamo a vedere alcuni strumenti come... Scusate, ho sbagliato a schiacciare. Come questo strumento qui che attualmente sembra che dia veramente poco, perché dà 0,35% di rendimento. Attenzione però a, da un lato, quanto dista dalla barriera, il valore della barriera è veramente profondo in questo caso, abbiamo visto come il titolo, nonostante abbia corretto negli ultimi giorni, sia già a 5, viaggia ancora a 5,30€, ma soprattutto una ulteriore flessione delle quotazioni inevitabilmente mi porterebbe a un incremento del rendimento, perché calerebbe il prezzo del certificate, e io potrei sfruttare questo considerando per l'appunto che la barriera è posizionata addirittura a 2,30€. Ora, come abbiamo visto per Finmeccanica, vediamo come dall'agosto del 2012 sostanzialmente il livello da monitorare con particolare attenzione
per quanto riguarda Unicredit sia in area 3,15. Ossia, vediamo, serie di top, indecisione, segnali che ci dice che il titolo vuole andare, correzione, ripartenza, 3,15, 3,15. Questo è il livello fondamentale per il titolo. Dunque, il fatto che la barriera in questo caso sia posizionata ampiamente sotto questa soglia rappresenta un fattore che gioca a favore del certificate. Ovviamente vi sono diversi strumenti, io ho aperto il primo a caso come bonus cap su Unicredit, se voi vorrete andare eventualmente a vedere, verificare altri titoli, altri certificate sempre con sottostante Unicredit che possono avere delle interessanti prospettive, sta a voi insomma. Altri titoli che vorreste in caso attualmente analizzare? Se sfonda 6 va 6,50. In questo caso il target successivo in caso di accelerazioni oltre questo valore sarebbero proiettate di fatto qui. Vediamo minimo, violazione, accelerazione, pullback, praticamente preciso, questione di veramente pochissimi tick e nuova discesa. Ora in questa fase, visto che il trend ribassista comunque, come abbiamo visto su diversi strumenti, ha lasciato spazio sostanzialmente a quello, il trend ribassista ha lasciato spazio a quello rialzista, in questa fase dunque è molto più che probabile che dopo una naturale correzione, cioè se noi consideriamo quanto hanno corso i titoli negli ultimi mesi, cioè è naturale che vi siano delle prese di beneficio. Tuttavia accelerazioni oltre i massimi di periodo fatti registrare nei giorni scorsi di fatto spianerebbero la strada per un ritorno del titolo in area 7 euro. Qua siamo a 6,994, arrotondiamo 7 euro per comodità. Dunque anche il rapporto di rendimento in quest'ottica è molto interessante. Il selezionare il punto di ingresso ed acquisto di qualsiasi strumento è tuttavia fondamentale, questo lo vorrei evidenziare ancora una volta. Se non avete altri titoli, io Atlantia stavo prendendo ora. Su due ne ho presi. Allora, andiamo a vedere qua il quadro tecnico di Atlantia, anche in questo caso è interessante. Sì, certo. Lascio un attimo la parola a Nevia Gregorini, che è la responsabile marketing BNP di BNP Paribas, e dopodiché riprendiamo con Atlantia. Grazie Riccardo. Interrompo solo un attimo, diciamo, l'analisi tecnica per raccontarvi come è possibile sfruttare un po' i segnali operativi che da Riccardo. Allora, io mi chiamo Nevia Gregorini, lavoro in BNP Paribas Corporate Investment Banking, dove mi occupo in particolare di certificati. Allora, vorrei parlarvi dei certificati a leva fissa, che sono, diciamo, i certificati più speculativi e sono su indici e quindi possono essere utilizzati per utilizzare i segnali che Riccardo dà su DAX, FTSE MIB, Eurostoxx. Poi lascio andare avanti Riccardo che analizzerà qualche altro titolo e poi, diciamo, vi racconto invece di prodotti più tranquilli, prodotti di investimento come i bonus cap su single stock. Allora, partiamo dai leva. Allora, i leva fissa che cosa sono? Sono dei prodotti di investimento che consentono di replicare giornalmente la performance dell'indice sottostante, quindi il FTSE MIB, il DAX o l'Eurostoxx, per 5 o per meno 5, quindi al rialzo o al ribasso. I nostri leva fissa utilizzano come sottostante i contratti future. Questo è il principale elemento differenziante rispetto ai leva fissa dei nostri competitor, che invece utilizzano degli indici sintetici. Gli indici sintetici possono essere interessanti, però sono molto più opachi e più difficili andare a capire come sono costruiti. Poi vediamo più in dettaglio quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei future. La leva, vi dicevo, è fissa ed è valida solamente nel giornaliero, nella seduta di borsa. Ogni giorno alla fine della giornata di borsa viene effettuato il restrike, quindi viene ricalcolata la leva per il giorno successivo. Sono prodotti che sono accessibili a tutti, è possibile acquistare anche un solo certificate, tenete conto che il prezzo di emissione sono 100 euro, quindi è possibile utilizzarli anche per delle parti molto limitate del portafoglio.
sono quotati su borsa italiana, sul segmento SEDEX, e voi sapete che questa è una buona garanzia di liquidità e di trasparenza. Il market maker è BNP Paribas. Questa è la nostra gamma, vedete che al momento abbiamo 6 leva fissa, le abbiamo su tutti e tre gli indici, italiano, tedesco e sull'indice europeo, sia al rialzo che al ribasso, quindi sia il più 5 che il meno 5. Vi dicevo, la nostra, diciamo, sul DAX siamo gli unici ad avere la leva più 5 e meno 5. Vi dicevo la caratteristica un po' particolare dei nostri leva fissa rispetto a quella della nostra concorrenza è quello di avere come sottostante i future. Perché questo è un elemento di vantaggio? Perché i future sono i contratti che vengono utilizzati da operatori professionisti, sono quotati su borse regolamentate, ufficiali, che seguono determinate regole. In particolare per quanto riguarda il leva fissa sul FTSE MIB utilizziamo i future sull'IDEM, per quanto invece riguarda il leva fissa su DAX e Eurostox utilizziamo i future su Eurex. Se andiamo a guardare i mercati più avanzati del nostro, e in particolare a livello europeo è la Germania il nostro punto di riferimento, voi sapete che in Germania c'è un mercato molto grosso per i certificati e ad esempio il mondo delle leva fissa si è sviluppato tantissimo, ce ne sono su una miriade di prodotti e anche su singole azioni, non solo indici come accade invece in Italia. L'85% dei volumi intermediati sono costituiti proprio da leva fissa su future. Questo perché, essendo un mercato molto competitivo, gli investitori tedeschi sono anche in grado di andare a scegliere quelli che sono più efficienti e più trasparenti. Andiamo a vedere in dettaglio i vantaggi di utilizzare i future. Allora, intanto è possibile controllare i prezzi in qualunque momento sugli info provider, quindi i prezzi sono pubblicati in maniera ufficiale su Bloomberg, su Reuters, in qualunque momento potete andare a controllarli. Il future incorpora i dividendi, quindi anche in caso di stacco di dividendi non c'è la preoccupazione del cambio prezzo, il prezzo del certificato è molto trasparente. Il leva fissa ha una durata di 5 anni, noi utilizziamo sempre come sottostanti future, diciamo quelli più liquidi, quelli a scadenza più breve, tendenzialmente hanno scadenza 3 mesi. Per ottimizzare al massimo il meccanismo, il roll, quindi il cambio da un future a quello successivo, quando alla scadenza dei 3 mesi, viene effettuato 3 giorni prima della scadenza. Questo proprio per minimizzare al minimo le frizioni e ridurre al massimo i costi per l'investitore, che comunque in realtà per l'investitore, per voi, sono zero, per noi invece ci sono. Per cosa possono essere utilizzati i leva fissa? Possono essere utilizzati principalmente a due scopi, o per speculazione, quindi li utilizzate per magari per una piccola quota del vostro portafoglio per moltiplicare al rialzo o al ribasso per più 5 o meno 5 le performance degli indici, oppure potete utilizzarli per scopi di copertura. Ad esempio quello che osservo è che almeno sui nostri prodotti i leva fissa short vengono detenuti in portafoglio per più giornate e questo mi fa pensare che ci siano degli operatori che li utilizzano proprio con la finalità di copertura del portafoglio. Ovviamente il vantaggio di questi prodotti è che consentono un consumo molto limitato di capitale e la perdita massima, a differenza ad esempio di investire direttamente in un future, è limitata alla quantità di denaro che investo nel leva fissa, non posso perdere di più, non ho margine di garanzia. C'è un punto di attenzione nell'utilizzare i leva fissa che deve essere spiegato. I leva fissa si chiamano leva fissa giornaliera proprio perché la leva è fissa solamente durante la seduta di negoziazione. Se io detengo il leva fissa per più giorni, devo stare attenta a ribilanciare il portafoglio se voglio che sia la leva effettivamente fissa, oppure sarò soggetto ad un effetto matematico che si chiama compounding effect, per cui diciamo la leva non sarà fissa su più giornate. Ve lo spiego con un esempio perché è più intuitivo. Se io
acquisto oggi un levafissa e l'indice oggi quota 100, oggi l'indice dove, diciamo, segna una, non so, più 0,50%, allora alla fine della giornata l'indice sarà a 100,50. Il mio leva fissa sarà 102,50 perché moltiplica per 5 le performance. E questo è vero per ogni seduta di borsa se voi controllate. Ma siccome c'è questo meccanismo per cui ogni giorno alla fine della giornata di borsa viene rifissata la leva per il giorno dopo, alla fine se voi calcolate tutte le giornate di borsa, l'indice dopo 5 giornate ha registrato una performance del 5,29%, il leva fissa invece ha registrato una performance del 28%, quindi non è 5 per 5, 25, ma è un po' di più. In questo caso il compounding effect ci è andato a favore, ma ci possono essere anche dei casi in cui va a sfavore. Tipicamente quali sono i casi in cui va a sfavore? Sono i casi in cui il mercato si muove in maniera molto erratica, magari un giorno fa più 1, il giorno dopo fa più 1,5 e meno 1,5, il giorno dopo fa più 2, quindi a quel punto per un effetto semplicemente matematico è più difficile recuperare, quindi la leva non sarà fissa su più sedute. Qual è la differenza dei leva fissa rispetto ad altri prodotti di investimento? Allora, spesso mi viene chiesto qual è la differenza rispetto ad esempio agli ETF a leva o gli ETF short. Allora, ci sono due principali differenze. La prima è che gli ETF possono avere al massimo una leva di 2, mentre i nostri arrivano fino a 5. La seconda differenza è che è l'aspetto fiscale. Voi sapete che gli ETF consentono solo in piccolissima parte di compensare le minusvalenze pregresse, invece le leva fissa sono considerati redditi diversi e quindi possono compensare eventuali minusvalenze pregresse. Ad esempio, se voi avete uno zainetto fiscale che vi portate dietro perché avete venduto delle azioni in perdita, potete eventualmente compensarle con le plusvalenze derivanti da questi prodotti. Qual è invece la differenza rispetto a mini future o turbo? La differenza è che i leva fissa hanno una leva che appunto è fissa, mini future o turbo hanno una leva che è variabile, quindi bisogna seguirli con grande attenzione. In più hanno dei meccanismi di stop loss, per cui ad un certo punto il prodotto si blocca e vi viene rimborsato un minimo. Rispetto invece ad altri contratti derivati, ad esempio rispetto ad investimento diretto nel future, i leva fissa non richiedono margini di garanzia e la perdita massima è limitata all'ammontare che io investo nel leva fissa, non posso perdere quindi di più. Questa è la formula per calcolare il prezzo del leva fissa, è molto semplice, non è altro che la leva, quindi più 5 o meno 5, moltiplicata per la performance del future. La performance del future di oggi rispetto al prezzo del future, alla fotografia di cui vi parlavo prima, della giornata precedente. Qual è il prezzo di riferimento che io prendo per calcolare, diciamo, la nuova fotografia, no? Il ricalcolo dal giorno dopo? È un prezzo preso a caso? No, è un prezzo ufficiale. Vediamolo. Allora, per quanto riguarda il leva fissa sul FTSE MIB, si tratta del primo contratto concluso sull'IDEM dopo le 15, dopo 17.30. Per quanto invece riguarda il leva fissa su DAX e Eurostox, si tratta del Daily Settlement Price, che non è altro che la media delle 5 transazioni che sono state effettuate tra le 5.29 e le 5.30. Quindi sono prezzi ufficiali che vengono pubblicati dagli info provider. L'aspetto della fiscalità l'abbiamo già trattato, vi ho già spiegato che è possibile recuperare minusvalenze pregresse con questo tipo di prodotti. Ecco, questo è più un caso di scuola che altro, però è giusto spiegarvelo. Vi dicevo che con il leva fissa non è possibile perdere più del capitale investito. Per rendere questo aspetto sicuro abbiamo inserito nel prodotto una clausola per cui se l'indice dovesse, in casi drammatici, perché non sono mai verificati nella storia, perdere più del 18%, parliamo dell'indice, ecco, ci sarebbe un automatico restrike come quello che avviene a fine giornata, avverrebbe nel continuo, proprio per impedire che il prodotto vada in negativo e si annulli. Però ecco, insomma, speriamo che non accada mai.
Qui vi riporto un pochino le performance dell'indice rispetto a quelli del levafissa. Perché parto a giugno? Perché abbiamo lanciato questi prodotti a maggio, quindi se voi aveste acquistato il levafissa sul FTSE MIB long a inizio di giugno, avreste avuto una performance di quasi il 60% contro una performance del FTSE MIB del 12%. Quindi in questo caso il compounding effect, se volete, non si vede tanto, no? Nel senso che effettivamente è 12/5. Il compounding effect invece si vede nel caso del DAX. Se voi aveste acquistato il DAX, diciamo il levafissa sul DAX long a inizio giugno, qui lo vedete bene, vedete che il DAX rispetto al FTSE MIB ha avuto un andamento molto più erratico, è andato su, è andato giù, è andato su, è andato giù. Qui si vede il DAX ha avuto una performance dell'8,42%, il levafissa sul DAX ha avuto una performance del 30% invece che del 40% se la leva fosse, diciamo, fissa in tutto il periodo. I nostri levafissa potete trovarli sul sito che adesso vi mostro, eccolo qua, si chiama prodottidiborsa.com. Ci sono delle sezioni dedicate ai levafissa con i prezzi dei nostri prodotti in tempo reale, con i prezzi dei sottostanti in tempo reale. È possibile anche scaricare gratuitamente l'analisi tecnica, che tra l'altro viene effettuata proprio da Riccardo e dal team che lavora con Riccardo. È gratuita, è un servizio che trovate sul sito, ma potete anche iscrivervi e riceverla nella vostra casella di mail. Il servizio si chiama Prodotti di Borsa, quindi è una email che arriva tutti i giorni prima dell'apertura dei mercati. A questo punto io ripasso la parola a Riccardo che va avanti sull'analisi dei singoli titoli e poi vi parlo anche dei bonus cap. Grazie Nevia. Allora, stavamo iniziando a vedere appunto il titolo di Telecom Italia in precedenza, vediamo come, espandendo anche sul massimo periodo, questo qua addirittura parte al 2003, per intenderci. Questo è Atlantia, sì. Vediamo come abbiamo detto, e andremo a vedere nello specifico, il titolo nelle ultime settimane abbia dato più di un segnale di forza, tuttavia in questa fase una correzione naturale è molto più che plausibile, il perché. Andiamo a vedere per l'appunto su un orizzonte temporale estremo, come possono essere i 10 anni, come esattamente in prossimità dei 16,70 euro vi sia un forte livello resistenziale lasciato in eredità da questo top e da questo top. Dunque, adesso restringendo nuovamente l'orizzonte temporale, per l'appunto vediamo come il titolo abbia iniziato una naturale correzione. Cosa caratterizza questo quadro grafico? Abbiamo parlato precedentemente per l'appunto delle figure di inversione quali il doppio minimo. Qui ve n'era uno molto interessante, primo segnale di forza, ok, veloce pullback, retracciamento, partenza. In questo caso il livello sotto il quale si verrebbe a creare una vera inversione di tendenza su Atlantia è sostanzialmente, in caso di un ritorno alle quotazioni, sotto questo livello qui. Vediamo come è stato testato tre volte, ok, in un'occasione è stato violato a livello momentaneo, tuttavia ha sempre tenuto. Dunque abbiamo un'indicazione che in area 11,95-12 euro per azione vi è un livello fondamentale per quanto riguarda Atlantia. Nello specifico adesso andiamo ad analizzare il quadro grafico, appunto abbiamo detto che la vicinanza con le resistenze qua di area 16,70 di fatto abbia favorito ora nell'immediato una correzione e dovrebbe favorire. Il perché? Perché lo vediamo anche da questa candela. Questo è un pattern che è chiaramente ribassista, ossia serie di candele rialziste, ok, apertura del mercato qui a questo valore.
tentativo di andare a segnare un nuovo massimo, cioè più che un tentativo vado a registrare un nuovo massimo. Però cosa succede? Il mercato, come abbiamo visto questa mattina, in alcune aree vede quelli che in precedenza erano dei compratori iniziare a smontare le proprie posizioni per portare a casa i guadagni maturati, e i venditori, vista la vicinanza anche con le resistenze di cui si diceva, che iniziano a strutturare delle costruzioni ribassiste. Ecco, questa è la candela che maggiormente ci dà delle indicazioni ribassiste. Perché? Perché vediamo come il corpo sia molto marcato, il corpo della candela, come il titolo di fatto vada a violare questi supporti statici di breve. Supporti statici che peraltro erano esattamente lasciati stati in eredità da queste resistenze. Ora, è vero, la candela è stata particolarmente brutta, il titolo ha trovato sostegno in questo livello qui, va bene, ma la candela del giorno seguente, e in particolare la candela di ieri, cosa ci fa vedere? Che, guardate, questo è il livello resistenziale, diventato di supporto una volta che è stato violato, è stato nuovamente violato al ribasso, inevitabilmente da un livello resistenziale che ci può anche essere molto utile per entrare in ingresso in vendita, perché per l'appunto è un punto sostanzialmente interpolato da questa serie di valori. Se io mi posizionavo in vendita qui, sostanzialmente non è che andavo a prendere il massimo di giornata, ma poco ci andavo distante. Abbiamo visto come anche ieri, per l'appunto, lì il titolo abbia pagato e abbia riportato le quotazioni in prossimità di questo livello di supporto. Cosa fare ora? Allora, cosa fare ora? In questa fase continuare a essere venditore in quest'area qui, dunque intorno ai 16,35 euro. Mi posizionerei uno stop esattamente sotto questo, sopra questo massimo. È vero, abbiamo visto come sul grafico con un orizzonte temporale di 10 anni vi sia un forte soglia resistenziale in prossimità dei 16,70 euro, tuttavia per un aspetto conservativo sostanzialmente metterei lo stop esattamente sopra questi massimi. Questa è una modalità di ingresso per l'appunto in vendita, una modalità alternativa e più forse anche conservativa potrebbe essere quella di entrare in vendita al cedimento di questo minimo. Perché? Perché abbiamo visto per l'appunto come negli ultimi tre giorni il livello abbia sostanzialmente fatto da base, dunque la violazione di quel livello, oltre a portare alla chiusura o ulteriore presa di beneficio da parte dei compratori, potrebbe favorire anche un ingresso più pesante dei venditori. In questo caso la strategia mia, che porterebbe alla vendita, al cedimento di questo, implicherebbe sostanzialmente, allo stato attuale del quadro grafico, a uno stop posizionato non sopra questo valore come in caso di vendita qui, ma sopra questo. Perché? Perché comunque io entro in un momento in cui il titolo già mi ha dato un segnale di debolezza andando a violare questo minimo, e dunque se è un reale segnale di debolezza deve pagare e deve vedere le quotazioni scendere velocemente. Un ritorno sopra questo è un segnale contrastante. È vero, io potrei decidere di posizionarlo qui lo stop, tecnicamente non sarebbe nemmeno sbagliato. Diciamo che andrei a incamerare questo delta di perdita aggiuntivo, che moltiplicato per un'operazione, per due operazioni, per 10 operazioni, comunque fanno a fine anno un risultato percentuale notevole, ecco, questo assolutamente. Dunque, vedendo sul grafico di Atlantia ora, dove potrebbe arrivare il titolo? Diciamo che la prima area di supporto da cui il titolo dovrebbe ripartire è proprio posizionata in quest'area qui, ossia i 15,50 euro. Anche qui si vede come vi è la possibilità di sviluppare delle strategie di swing trading, in particolar modo per quanto riguarda costruzioni di posizioni rialziste nell'intervallo fra i 15,50 e i 15,70 euro per azione. Tutta quella fascia lì è interessante, considerando quanto corso negli ultimi mesi e nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente il titolo, considerando i rischi che vi sono su Atlantia da un punto di vista fondamentale. Parlo nello specifico della vicenda che lega Atlantia dall'Italia attraverso aeroporti di Roma, che potrebbero andare a incidere significativamente appunto sulla nuova società che è stata inserita nel bilancio di Atlantia, ossia gli aeroporti di Gemina sostanzialmente, che controlla a sua volta aeroporti di Roma. Terrei una visione più conservativa, dunque cercherei di posizionarmi all'incirca in quest'area qui, sui 15,55 euro per azione, per intenderci.
La vede? No, la vede positiva, è la fusione tra brand. La vedo, è un'operazione che vedo positivamente, è un'operazione che ha un suo perché industriale, che permette ad Atlantia di diversificare anche i propri settori, mantenendosi sempre nel trasporto, ma di diversificare. Il problema legato appunto ad Atlantia all'Italia è che all'Italia di fatto è il primo vettore dell'aeroporto di Roma. Dunque è evidente che se all'Italia dovesse finire in mano ad Air France, nella fattispecie specifica, presumibilmente aeroporti di Roma diventerebbero un aeroporto secondario, con annesso un cospicuo e corposo calo dei passeggeri e dunque anche delle royalties per quanto riguarda aeroporti di Roma e a salire Gemia Atlantia. La partecipazione che Atlantia all'interno di all'Italia è poco rilevante in termini di costo finanziario per Atlantia, è una partecipazione che è strategica, questo sì. Tutto però dipenderà sul mercato, anche sul nervosismo stesso del mercato, dalle evoluzioni. Diciamo che lo scenario migliore da cui anche Atlantia dovrebbe trarre il forte giovamento sarebbe quello di una rescissione degli accordi con Air France, l'individuazione di un partner industriale forte e stabile, specificatamente di matrice asiatica. Perché? Perché di fatto questo permetterebbe di aumentare il numero dei possibili voli, anche con rotte più lunghe, con voli internazionali, facendo nello specifico di una società asiatica di fatto Roma come hub europeo. Dunque si verrebbe a creare il caso opposto a quello di Air France, invece che a un calo dei passeggeri ha un cospicuo aumento, perché di fatto prendendo aeroporti di Roma come hub europeo, molto probabilmente sia i voli interni al continente farebbero tutti riferimento successivamente per i voli internazionali su Roma. Quindi questo è un fattore che è il vero driver da qui ai prossimi mesi per quanto riguarda Atlantia, perché per quanto riguarda invece il traffico autostradale, che tipicamente l'andamento del traffico autostradale è stato un indicatore, un leading indicator prima dei risultati economici, è il driver maggiore per quanto riguarda Atlantia. Con l'integrazione con Gemina, ecco, vi sarà anche questo aspetto da considerare. Credo che, essendo proprio l'operazione fresca, sarà quella più catalizzatrice dell'interesse degli investitori, ecco, quello sì. E se avete altre richieste, oppure altrimenti se volete possiamo vedere... Precedente, erano interessanti le ombre, c'era delle ombre enormi. Nel grafico precedente cos'era? Unicredit, giusto? Sì, interessante quello lì. Faccio sui 6 mesi giusto per vedere se riusciamo a vederne. Ecco, guardi, le ombre di ieri, cioè prima avevamo parlato questa mattina delle ombre, sì. Se lei vede esattamente qui, guardi qua che forte indecisione che c'è. Cioè stiamo parlando di un massimo che si aggira ai 5,50 e un minimo che è sotto i 5,30 euro per azione. Un corpo molto limitato. Esattamente, questo cosa ci dice? Proprio come quello che si diceva questa mattina, dell'indecisione che segnalano. Come sfruttarla in questo caso, volendo, per chi non avesse posizione, un'eventualità è quella di entrare in vendita al cedimento di questo minimo, ecco, con stop sopra questo top qui della shadow sostanzialmente. Però ecco, è una candela che si inserisce in un contesto di indecisione, appunto, come si diceva, il perché l'indecisione, perché di fondo c'è una visione rialzista sul titolo nel medio e lungo periodo, nell'immediato appunto la debolezza degli ultimi giorni di fatto ha dato delle indicazioni che la correzione è iniziata, il ritracciamento è iniziato. Dunque ecco che viene a creare la fattispecie per una lotta fra compratori e venditori. Quindi, concludendo, quando si vede una cosa del genere... È sempre sinonimo di indecisione, bisogna sempre mostrare molta attenzione. È meglio stare fuori, aspettare, o no? Sì, guardi, le faccio un esempio. Guardi, adesso l'ho appena individuato uno qui. Guardi questa spike qua. Guardi che micidiale che è. Però, guardi dove va a fermarsi. Il livello resistenziale noi ce l'abbiamo qui. Unicredit. Questo è sempre Unicredit, sì. Qua stiamo parlando indicativamente di tra febbraio e marzo di quest'anno. Però era giusto per fare un esempio. Sì. Vede,
Allora, qui inizia la giornata, inizia da questi valori sostanzialmente, ok? Sì. Abbiamo una forte spinta rialzista, ok? Favorita anche proprio dall'accelerazione oltre questo livello. Il target è naturale, essendo che appunto questo è un'area di sostanziale trading range, ok? Abbiamo un fortissimo livello resistenziale qui, ok? Questo che in questa fase di congestione rappresenta la parte bassa del supporto, ok? Rompe, segnale di debolezza. Tuttavia, come reagisce il mercato nel momento in cui le quotazioni si riportano sopra questo livello? I compratori sanno che a quel punto sanno che il target naturale è riportarsi nella parte alta del trading range. Infatti vediamo proprio come vi sia una forte ondata di acquisti che ha riportato le quotazioni in prossimità delle resistenze. Tuttavia, andiamo a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sedute consecutive che hanno visto quel livello di prezzo in area 4,45 sostanzialmente bloccare qualsiasi velocità rialzista del titolo. Cosa succede a quel punto? Che chi ha tratto giovamento del rialzo chiude le proprie posizioni perché non è sicuro che il titolo possa andare oltre. Chi invece non ha tratto giovamento del rialzo, ma invece ha una visione ribassista favorita dalla presenza di questo livello, inizia a vendere. Immediatamente il titolo inizia a scendere, arrivando a fine giornata con una simile candela. Cosa succede? Il giorno dopo, allora, in realtà l'andare short si sarebbe dovuto verificare alla violazione di questo valore qui, ok? Il problema di questa singola fattispecie è che il giorno dopo il titolo apre in gap ribassista e quindi io non sono stato servito. Però cosa so in questa fase? In questa fase so che ho avuto una conferma ribassista, perché non solo il titolo magari mi ha aperto qui, ha negoziato nel corso della giornata in questa fase e poi mi ha successivamente rotto questo minimo e abbiamo avuto una spinta ribassista. No, questo non mi ha detto, ancora di più, l'ha proprio saltato il prezzo. E quindi a questo punto io qui sono totalmente venditore, tanto è vero che il titolo ci prova a stazionare, prova a scendere, ma non riesce mai più a riportarsi nell'immediato, anzi, se, aspettate, se vedete ora che il titolo riesca da qui, va proprio a testare i minimi, a segnare dei minimi di periodo significativi, solamente 3 mesi dopo riesce a riportarsi in prossimità del livello che andiamo a vedere era resistenza che ha lavorato perfettamente, resistenza. 3 mesi dopo è tornato a quei prezzi. Che prezzo segna? Questo è area, è un po' più basso, sarà indicativamente un 4,40, il livello resistenziale era 4,45, però per capire proprio l'importanza psicologica del livello nella fattispecie di 4,45 proprio si vede come da qui con la spike che abbiamo analizzato parte un movimento ribassista, da qui favorito da comunque una serie di eventi il titolo recupera, non riesce a farcela, va a ritestare i minimi, ma quando lo supera qui, questo è il nostro segnale che il titolo c'ha voglia di salire. È evidente, non ci sarà mai nessun titolo che ha presente un doppio minimo, un doppio massimo, una qualunque figura che si voglia prendere in considerazione sia di stampo rialzista che ribassista, che non vedrete mai insomma un doppio minimo, violazione e la figura sostanzialmente sfogata a rialzo istantaneamente. Questo ve lo assicuro che non si verificherà mai. Perché? Perché è naturale che vi siano dei ritracciamenti, ci sono dei ritracciamenti perché appunto chi è partito dal basso prende beneficio per tutte le serie di questioni che abbiamo detto. Ecco però che a noi questa candela ci fa capire, soprattutto perché l'abbiamo vista lavorare qui come livello resistenziale, l'abbiamo visto qui, che la volontà del titolo è di invertire la tendenza ribassista. Questo è un campanello, io lo chiamo campanello d'allarme, ma in realtà è un monito sostanzialmente. Attenzione, il sentiment qui sta mutando, tanto è vero che accelerazione, ritracciamento parziale, ok? E da lì one way, solamente movimento rialzista. Quindi proseguirà. Adesso appunto abbiamo visto che non è che proseguirà in immediato, perché appunto a strappi movimento, correzione, ritracciamento, movimento, perché se non vi fossero questi movimenti contro movimenti rispetto al movimento principale,
Noi avremo semplicemente delle borse che per mesi, anni vanno solo su, poi a un certo punto si gira qualcosa e si va solo giù. Capisci che diventa difficile in un'ottica dove, in un mercato dove vi sono comunque compratori, venditori, portafogli gestiti in modo differente, posizioni che vanno a essere strutturate in modo... Cioè sono diversi gli stili di trading, diverse le esigenze, diverse una serie di fattori che fanno sì che appunto vi siano dei movimenti rialzisti, correzioni, movimenti rialzisti o ribassisti, ecco, perché non, il concetto non cambia. Abbiamo visto appunto come al ribasso, abbiamo visto qui discesa, ritracciamento, ma qui tiene, aveva tenuto. Comunque dal punto di vista didattico eccezionale. Questo esempio sì. Sì, il peccato è, ecco, non aver visto qui magari proprio una parte di seduta all'interno del range del giorno prima, la violazione del minimo e l'accelerazione. Vi assicuro anche in questo caso che quando si verificano queste fattispecie si verificano proprio delle accelerazioni o a ribasso come questo caso, o a rialzo nel caso appunto avessimo avuto la shadow sotto rispetto al corpo della candela, ma si registrano delle accelerazioni molto corpose e notevoli. Ottimo. Ok, se non... STM, andiamo subito a vederla. Allora, diciamo che il livello fondamentale da monitorare per quanto riguarda STM attualmente è questo. Se riesco a posizionarlo. Ok, il titolo praticamente ci è arrivato. Oggi in questo momento siamo a 5,575. 5,575, sì. Diciamo che il supporto sta a 5,50, quindi siamo praticamente arrivati. Quello che evidenzierei è che l'impostazione tecnica di STM non è positiva in questo momento, però la presenza di quel supporto, scusate un secondo solo, la presenza di quel supporto diventa fondamentale e interessante in un'ottica rialzista. Il perché adesso lo vediamo, ossia non riesco proprio, vabbè, ve la faccio vedere indicativamente a mano. Vedete perché è negativo? Perché ha violato questi supporti che si sarebbero avuti con questa trend line rialzista tracciata con questo minimo e con questo. Ok, vediamo che è una trend line ascendente, guardate la viola, segnale di debolezza, primo segnale di debolezza, secondo segnale di debolezza, il ritorno sotto la soglia dei 6 euro per azione. Ok, in questa fase il titolo è un punto di svolta, ossia si è avvicinato notevolmente ai supporti statici collocati in area 5,50. Io potrei sfruttare questo per sviluppare una strategia rialzista di matrice evidentemente speculativa che però punti di fatto alla chiusura di questo gap. Ok? Questo livello di supporto che avevamo visto che qui aveva lavorato da resistenza in precedenza, il riferimento è al dicembre del 2012, ha tenuto in tutte le occasioni in cui è stato testato. Qui io entro a 5,50, mi posiziono sotto questi minimi lo stop, ok? Il perché? Perché è un'area di congestione che c'è stata, quindi la parte superiore sono dei supporti, ma la parte inferiore dello stesso range è in ugual modo un supporto. Dunque, in tutta quest'area qui io posso strutturare e sviluppare delle strategie rialziste, ovviamente è un po' ampio il gap perché se si guarda in termini percentuali è fra i 5,15 e i 5,50, quindi percentualmente anche selezionare il punto d'ingresso è fondamentale, però posso studiare una strategia che appunto miri a una ripresa, magari non mentre il titolo sta cadendo, ma voglio vedere dove farà base in quell'intervallo fra i 5,15 e i 5,50, nella prima occasione che mi dà un segnale di ripartenza, ok, io a quel punto riuscirò a entrare in acquisto con minimo sotto, con stop sotto i minimi di periodo, ok, perché così abbiamo mentalmente un minimo importante e significativo. Dove vado a chiudere? Allora, primo target naturale sono i 6 euro, tuttavia per l'appunto vediamo come vi è un gap ribassista, come qui vi sia una trend line tracciabile con questo minimo e questo minimo che è stata violata a ribasso, indicativamente credo che la posizione long da aprire nell'intervallo che abbiamo indicato porti di fatto in quest'area qui.
quest'area qui, perché penso che sia quest'area qui che corrisponde ai 6,38 euro nella fattispecie, perché vediamo quest'area come ha lavorato qui, vediamo qui come ha lavorato, vediamo qui e soprattutto se... se appunto per l'appunto si venisse a completare il pullback sarebbe proprio in quell'area lì, sarebbe un pullback più profondo della trend line, che appunto indicativamente però se noi la tracciamo e la immaginiamo così, di fatto la proiezione è qua sempre 6,38 euro per intenderci. Un ritorno sopra quella trend line mi farebbe gettare le basi per uno scenario positivo di breve, con un ritorno appunto di 7 euro. Non sarei troppo posizionato in un'ottica di medio termine sulla STM, la sfrutterei proprio in ottica di trading anche di breve, con per l'appunto un ingresso nell'intervallo che abbiamo indicato e primo target 6 euro e secondo cercando di stare un po' più conservativi a 6,35, ecco, quello sì. Non cercherei in questo momento su questo titolo di portarmelo sui massimi, ecco. Avrei degli altri titoli come abbiamo visto prima, varie Fimeccanica, Unicredit, Intesa, che hanno delle possibilità in ottica prospettica molto più interessanti, quello sì. Grazie Riccardo. Allora vado avanti con i bonus cap. Prima abbiamo parlato di dei leva fissa, che sono diciamo dei prodotti di investimento più speculativi. Adesso invece parliamo di un tipo di prodotti di investimento diciamo adatti appunto all'investimento e non alla speculazione, quindi prodotti che hanno delle protezioni. Allora, innanzitutto facciamo un passo indietro e ricapitoliamo quali sono i vantaggi di investire in un certificate. Se riesco a trovare la pagina. Eccoli qua. Allora, in generale il vantaggio di un investimento in investment certificate sono, da un lato, la flessibilità, quindi la possibilità di investire su una ampia gamma di sottostanti, azioni, indici, materie prime. La liquidità, quindi il fatto che sono quotati in continuo su borsa italiana, l'accessibilità, perché è possibile acquistarli a partire da tagli di 100 euro, il fatto che sono adatti ad ogni fase di mercato, questo non significa che esiste il prodotto buono per tutte le stagioni, però esistono sicuramente dei certificati, e i certificati sono tra i pochi prodotti che consentono di farlo, che consentono di investire sia in mercati rialzisti, sia in mercati ribassisti, sia in mercati laterali. Quello che, a cui bisogna stare attenti è scegliere il certificato di investimento giusto nella fase di mercato in cui ci troviamo. L'efficienza fiscale, perché così come leva fissa anche i certificati di investimento sono redditi diversi e quindi consentono di compensare eventuali minusvalenze pregresse, quindi anche eventuali minusvalenze su azioni ad esempio che aveste accumulato. BNP Paribas è uno degli emittenti più attivi sul segmento degli investment certificate. Non vi tedio con i numeri, però diciamo abbiamo una market share del 21% sia su borsa italiana che su TLX, abbiamo degli scambi importanti, parliamo di 850 milioni year to date ad oggi nel 2013, quasi 400 prodotti quotati, un rating che è uno dei migliori, abbiamo un rating di A+ di S&P in Italia. Questo mi viene citato poco, ma all'estero veramente il rating è una cosa importante. Oggi vi volevo in particolare parlare di una tipologia di certificati che sono i bonus cap, che sono diciamo, i certificati che vengono maggiormente acquistati in borsa, sia in Italia che all'estero, in particolare in Germania che è il mercato più grande per questa tipologia di certificati di prodotti di investimento. Come funzionano i bonus cap? Allora, i bonus cap sono sostanzialmente adatti in situazioni di mercato laterali, cioè laddove il mercato si muove poco, moderatamente al rialzo o moderatamente al ribasso.
hanno delle barriere di protezione che a volte possono essere molto profonde, arrivano fino al 50%, quindi per ribassi vi proteggono fino al 50% di ribasso dell'azione o dell'indice sottostante e vi garantiscono un bonus a scadenza, a patto che la barriera non venga mai toccata e la barriera viene osservata nel continuo. Se cosa succede se la barriera invece viene toccata? È come se io avessi acquistato l'azione o l'indice sottostante, quindi sono soggetta all'andamento dell'azione dell'indice, sia al ribasso che al rialzo, quindi posso sicuramente perdere, però se la barriera viene toccata e poi l'azione recupera, io recupererò fino al cap, quindi fino all'ammontare massimo del bonus. Andiamo a vedere con degli esempi concreti perché è più facile da capire. Allora, prima una premessa, BNP Paribas è probabilmente il principale emittente di bonus cap sul mercato italiano, abbiamo una gamma veramente molto ampia, sia su azioni non solo italiane ma anche straniere, abbiamo 58 prodotti su azioni e ne abbiamo una quindicina su indici, quindi una gamma veramente completa. Andiamo a vedere qualche esempio concreto, dicevo. Allora, un bonus cap ad esempio sul FTSE MIB, secondo me è particolarmente interessante, invece, infatti qua vi ho riportato la schermata di Bloomberg. Perché vi ho riportato la schermata di Bloomberg? Perché questo bonus cap ha una barriera posta a 12.293 punti, un valore che il FTSE MIB non ha mai toccato nella sua storia, quindi una barriera che è veramente molto protettiva agli attuali corsi. Allora, se come funziona questo bonus? Se questa barriera non verrà mai toccata durante la vita del bonus e voi vedete che questo bonus ha una scadenza a dicembre del 2015, quindi una durata di poco più di 2 anni, io avrò un rendimento del quasi 10%, che se vado ad annualizzare significa un rendimento del 4,52%. Quindi i bonus cap possono essere utilizzati proprio in questa maniera, andando a, questo è il consiglio anche che vi do, guardateveli uno per uno, osservate il grafico del sottostante, guardate quanto la barriera vi protegge e se, come in un caso di questo tipo, è veramente molto protettiva, potrebbero essere un buon investimento. Guardiamo un altro esempio, Telecom Italia. Telecom Italia potrebbe essere un titolo particolarmente interessante oggi, visto che il titolo sta crollando e quindi il bonus cap potrebbe diventare ancora più interessante. La barriera è posta a 0,44, di nuovo corrisponde ad un livello che Telecom non ha mai toccato nella sua storia. La scadenza è molto vicina perché ha 5 mesi praticamente residui, scade a giugno del 2014. Allora, agli attuali corsi, diciamo, questo è a ieri, quindi sicuramente adesso il rendimento sarà molto più alto. Diciamo, a ieri dava un rendimento del 7,70%, quindi un rendimento annualizzato del quasi 12%. Oggi probabilmente è ancora più interessante. Però è più pericoloso perché si avvicina. Allora, è vero, si avvicina sicuramente, è anche vero che se guardiamo il grafico, diciamo, non l'ha mai toccato, poi tutto può succedere. Più rischio, più... Quello c'è il vantaggio che rende di più. Certo, più rischio, più rendimento. Questa è una regola della finanza a cui non si sfugge. Ve ne faccio vedere un altro, è un bonus cap sull'indice europeo, anche in questo caso secondo me è interessante, vedete che la barriera è fissata a 2004 punti, quindi diciamo, l'ultima volta che l'Eurostoxx 50 ha sfondato la soglia dei 2000 punti risale a circa 2 anni fa. Ha una scadenza a dicembre del 2015, quindi ha una vita residua di poco più di 2 anni, quindi a questi valori diciamo, ha un rendimento bonus del 10% che annualizzato è un 4,58%. Andiamo avanti ancora, qualche altro esempio, Intesa San Paolo. Intesa San Paolo, anche qui, guardate la barriera, 0,981,
è un valore che Intesa San Paolo ha violato circa 15 mesi fa, quando c'è stato il picco della crisi del BTP Bund Spread. Anche questa secondo me è una barriera abbastanza protettiva, una scadenza residua di quant'è? Un poco più di un anno e mezzo direi, un rendimento bonus del 13,36%, quindi se lo annualizziamo parliamo di un rendimento quasi dell'8%, 7,88% a ieri. Andiamo avanti. Allora qui ho provato anche a fare qualche esempio di come i bonus cap possono essere utilizzati all'interno dei portafogli. Allora, qualcuno li usa con una logica di ottimizzazione in questo senso. Io ho un titolo in portafoglio, credo che ancora l'azione abbia spazio per crescere, però voglio proteggermi nel caso in cui mi sbagli e ci siano magari dei momenti di volatilità in cui potrei perdere molto. Cosa potrei fare? Potrei tenermi ad esempio l'azione Fiat, questo è l'esempio, in portafoglio e comprarmi nel contempo un bonus cap su Fiat. Il bonus cap su Fiat ha una protezione elevata, in questo caso c'è una barriera posta al 65% del valore iniziale, che vedete era a 6,23. Ai valori di ieri dava un rendimento del 28,41%, anche qua durata di un anno e mezzo ad oggi, quindi un rendimento annualizzato del 16,27%. Oppure in alternativa c'è un bonus cap su Infineon, anche questo molto interessante perché ha una scadenza vicina, è luglio del 2014, quindi diciamo 8 mesi, una barriera posta al 70% rispetto al valore iniziale, che è di 6,62 euro, paga un rendimento bonus del 5%, però se calcolate che la durata residua è di appena 8 mesi, annualizzato si tratta di un rendimento di quasi il 7%. Vado avanti con gli ultimi esempi. I bonus possono essere anche utilizzati per diversificare. Se ad esempio io ho un portafoglio che è molto concentrato nel settore automobilistico e nel settore dell'utility, potrei investire anche su dei bonus cap per diversificare su altri settori. Da questo punto di vista abbiamo una gamma molto ampia sul mercato. Abbiamo due bonus sul settore del lusso secondo me interessanti, uno su Ferragamo e l'altro su Tod's. Entrambi hanno una durata di poco più di un anno, scadono a dicembre del 2014, barriere abbastanza protettive. Nel caso di Ferragamo ai corsi attuali dista quasi il 30% dalla barriera, nel caso di Tod's dista quasi il 22% dalla barriera, e a questi valori offrono un rendimento bonus del 9,14% per Ferragamo e del 14,44% per Tod's. Oppure potrei voler diversificare invece nel settore bancario, potrei diversificare investendo nell'indice bancario, l'Euro Stoxx Banks, oppure su singoli titoli. Allora, l'Euro Stoxx Banks ha un bonus cap, di nuovo scadenza diciamo poco più di due anni, dicembre del 2015, vedete distanza dalla barriera 42%, una distanza veramente notevole soprattutto per un indice, un rendimento bonus del 12,43%, se lo vado ad annualizzare parliamo di un rendimento del 5,6%. Oppure posso andare su singoli titoli, ad esempio su UniCredit o Intesa San Paolo. Anche qua UniCredit ha una scadenza due anni, dunque un anno e mezzo, giugno del 2015, quindi una distanza dalla barriera anche qua profondissima, 45% di distanza, e un rendimento a questi corsi che è del 10,86%. Intesa San Paolo, una scadenza più vicina, poco più di un anno, una distanza dalla barriera anche qua molto profonda, 38%, garantisce un bonus del 9,47% se la barriera non viene toccata. Ultimo esempio che vi volevo fare. La barriera è al 38% di distanza ai corsi attuali, tenga conto che la barriera è fissata al 70% del valore iniziale, che è 1,63%,
Cioè, chi è che è bravo? 70% di 1,6, Francesco, tu sei il mago. Facci il calcolo in tempo reale. 0,90 mi dicono dalla regia. Diversificazione geografica, però diciamo, tutti questi dati sono anche in valore assoluto sul sito, poi glielo faccio vedere perché così uno non deve neanche sforzarsi a fare il calcolo, c'è tutto. Diversificazione geografica, l'ultimo bonus che vi volevo segnalare, è un bonus cap sull'Eurostox 50, scadenza 2 anni e mezzo, giugno del 2016, una barriera anche qua protettiva dista al 34% della barriera rispetto ai corsi attuali, dà un rendimento bonus del 15,54%, quindi un rendimento, un bonus annuale del 5,6% se la barriera non viene violata. Vi volevo dire due cose sulla Tobin Tax molto rapidamente e poi passo al sito. Allora, sulla Tobin Tax vi volevo dire rapidamente che la Tobin Tax sui certificate c'è, è bassa, vi faccio vedere subito la tabella. Questa è la tabella, sono divisa per scaglioni, dipende se il sottostante sono azioni italiane o indici. È veramente, parliamo di centesimi. Qui faccio l'esempio, se io investissi 8.000 euro in certificati su azioni quotate sul SEDEX, se il sottostante sono azioni andrei a pagare 10 centesimi, grazie, arrivederci, pagherei 10 centesimi a fronte di un investimento di 8.000 euro, se invece il sottostante fosse un indice, sempre per un investimento di 8.000 euro in certificati, pagherei un centesimo e mezzo, ecco, quindi non sono grandi cifre nel caso dei certificati. Chiudo parlandovi un pochino dei servizi a disposizione. Tutti questi prodotti che io vi ho fatto vedere, vi ho segnalato, li potete trovare anche da soli. Noi abbiamo una sezione dedicata, che magari vi faccio vedere in tempo reale sul nostro sito, dove potete trovare tutte le opportunità. Infatti una sezione che si chiama proprio le opportunità in borsa. Il nostro sito si chiama prodottidiborsa.com. Se andate sulla barra di navigazione le opportunità in borsa trovate questa sezione dove trovate proprio una proposta di certificati divisa per esigenze, quindi rendimento, gestione a breve termine, liquidità eccetera eccetera, che viene aggiornata ogni 2 settimane. Se all'interno di questa non trovate quello che cercate, potete iscrivervi alla newsletter, che è questa, è totalmente gratuita, vi potete iscrivere anche al nostro stand, che si chiama Opportunità in Borsa, oppure potete cercare sul nostro motore di ricerca. Ad esempio potrei essere interessato ai bonus e andare a vedere tutta la gamma dei bonus che BNP Paribas offre e andarli a selezionare. Se voi cliccate sulle colonne potete ordinarveli, ad esempio io potrei andarmi a vedere tutti i bonus che hanno un determinato, che offrono un rendimento bonus maggiore oppure un rendimento bonus maggiore annualizzato, magari tra quelli che hanno una determinata scadenza, magari mi interessano solo quelli che hanno una scadenza, non so, di 18 mesi. Potrei ricercarli per distanza alla barriera, quindi scelgo di investire solo in bonus cap che hanno una distanza alla barriera di almeno il 20% rispetto al valore. E da qui poi io posso anche selezionarmeli, quindi se ad esempio io penso che alcuni di questi certificati siano interessanti, posso selezionarli e scaricarmeli in Excel. Eccolo qua. Me li scarico in Excel e posso poi farmi le mie elaborazioni, mettermeli da parte, giocarci. In alternativa posso metterli all'interno del sito nella mia watchlist. Posso analizzarli, quindi posso entrare all'interno di uno specifico bonus e guardarmi la scheda di dettaglio. La scheda di dettaglio vi semplifica la vita perché non avete solamente le quotazioni in tempo reale del bonus cap, avete anche la quotazione in tempo reale del sottostante, in questo caso Nokia, avete una scheda di identità del certificato. La cosa veramente difficile dei certificati, a mio parere, è quella di andarsi a controllare tutta la documentazione legale, controllare dato per dato quali sono i valori assoluti, la barriera. Il sito lo fa per voi, vi semplifica la vita.
sulla barra di navigazione di sinistra trovate il valore iniziale in valore assoluto, la scadenza, la barriera in valore assoluto, trovate tutti i dati di cui vi ho parlato oggi, quindi il rendimento bonus annualizzato, la distanza della barriera, li trovate tutti. È possibile anche guardare l'andamento del grafico, confrontare l'andamento del certificato rispetto all'andamento del suo sottostante anche su vari periodi e controllare le news che escono di volta in volta su quello specifico titolo. Vi volevo in ultimo segnalare una nuova sezione che è la sezione delle quotazioni in tempo reale. È interessante andare anche solo a vedere il prodotto di borsa per questa sezione, ha le quotazioni delle principali azioni italiane ed estere e ha anche la possibilità di andare a vedersi la gamma prodotti su quella determinata azione. Se io vado a vedere Intesa San Paolo, la gamma di prodotti che BNP Paribas ha emesso su Intesa San Paolo, clicco sull'occhio accanto a Intesa San Paolo e mi trovo immediatamente la gamma di prodotti su quel determinato sottostante. Inoltre in questa sezione ho una view veramente complessiva del mercato, posso andarmi a vedere gli indici, posso andarmi a vedere le valute, posso andarmi a vedere i tassi di interesse e le materie prime. Infine vi segnalo il motore di ricerca nella nostra home page, oltre alle nostre newsletter. Tra le newsletter vi segnalo in particolare, oltre alle opportunità in borsa di cui vi ho già parlato, la Borsa in Diretta, che è una newsletter giornaliera in cui è presente anche l'analisi tecnica che fa proprio Riccardo De Signori, che ha parlato prima di me. Parli nel microfono, sì, perché siamo anche live su Finanza, sì, Online. Ho capito. Prima delle 9 dell'apertura di borsa, cliccando sulle opportunità, si può avere le informazioni? Allora, la Borsa in Diretta è la newsletter giornaliera che arriva tutti i giorni nella sua casella di posta se si iscrive al nostro sito alle 8:30, prima dell'apertura dei mercati, e contiene una serie di informazioni su previsioni di apertura dei mercati, l'analisi tecnica del FTSE MIB del DAX, eccetera, eccetera. Le opportunità in borsa invece è un quindicinale, quindi la newsletter è quindicinale ed è molto più approfondita. Quello che lei vede sul sito è un estratto, le chicche estratte dalla quindicinale, però se le interessa avere l'aggiornamento immediatamente, le consiglio di iscriversi alle opportunità in borsa.